Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione, un altro giorno. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahawah Bahashem, Yahawah Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Siamo qui per profetizzare la caduta della Gran Babilonia, che è America il Grande, assieme ai suoi complici, dei paesi, alcuni paesi europei, ok? Anzi, siamo qui per profetizzare la caduta di questo regno, regnato dai malvagi, ok? Questi malvagi ci hanno regnato per un bel po' di tempo, sempre con le menzogne, e stiamo vedendo le cose che stanno succedendo oggi, ed è molto evidente che siamo proprio alla fine di questo regno qui. È molto evidente. Bisogna essere proprio, come dico spesso, bisogna essere proprio spiritualmente addormentati, ok? Spiritualmente addormentati per non vedere queste cose. Infatti coloro che sono spiritualmente addormentati sono coloro che hanno ceduto a queste filosofie, ok? Soprattutto della Chiesa, delle altre religioni, che non portano altro che menzogne, ok? Si vede che oggi c'è poca gente, o può anche essere che non sono arrivato all'ora che arrivo spesso. Sono arrivato un po' più in ritardo oggi e faremo lo stesso. Lo Spirito mi ha guidato qui e sono qui. E stavo dicendo, coloro che sono addormentati a questa verità sono coloro che, sì, il Padre li ha dato a questo spirito di grande sonno, di profonda sonno, come c'è scritto nel libro di Romani capitolo 11. Ok, l'elezione ha ricevuto quello che gli altri non hanno ricevuto, sto parafrasando così. E sì, diciamo sempre che questa verità non è per tutti. Molti preferiscono ad aggrapparsi, a credere nelle menzogne che le chiese insegnano, questi pastori falsi, questi preti falsi, ok? Il Papa falso, ok? Che non hanno altro che menzogne nella bocca. E uno delle bugie maggiori che ci spargono è quello che il Salvatore è venuto ed è morto per tutti i nostri peccati. È vero questo, che il Salvatore è venuto ed è morto per tutti i nostri peccati, ok? Ma il succo di quello che ci insegnano spesso è quello che, visto che è morto per i nostri peccati, noi siamo liberi di fare quello che vogliamo. Ha portato i nostri peccati sulla croce. E questa è una grande menzogna, ok? Che usano le religioni, soprattutto il cristianesimo, ok? Di cui la maggior parte della gente non sa nulla riguardo questa verità qui. Perciò noi attraverso lo Spirito sappiamo benissimo che i statuti e i comandamenti sono per sempre, ok? Venendo in questa verità, Yahweh Shai è davvero, che è il nome del Figlio del Padre, che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, è venuto, ok? Ed è stato il sacrificio perfetto per farci tornare al Padre. E questo non toglie il fatto che ora possiamo peccare e fare tutto quello che vogliamo. E come sapete, cosa è peccato, come dice il primo libro di Giovanni? Il peccato è fare le cose contrario ai comandamenti del Padre, ai suoi statuti e leggi. Ok, questo è il peccato. E ora andiamo a vedere un po' qualche scrittura, qualche precetto.
anzi leggiamo, perché è anche vero che non siamo salvati attraverso questi comandamenti, ma è la via che ci porta alla salvezza. Ok? Se mi ami, osservi i miei comandamenti, non saremo salvati attraverso questi comandamenti, perché ora siamo in schiavitù e stanno succedendo molte cose e molti di noi non riusciremo a mettere in pratica proprio al 100% tutti i comandamenti, ok? Perciò metteremo al meglio della nostra capacità quelli che riusciamo, ok? Noi stiamo praticando questi passi retti, ok? È quello che stiamo facendo, perché quando torna il regno Yahawashai metterà tutte queste leggi nel nostro cuore, non potremo più peccare e metteremo in pratica tutte queste leggi qui, ok? Perché noi guideremo i paesi, gli altri paesi, gli altri popoli, li guideremo usando le parole del Padre, i suoi leggi, comandamenti e statuti, sono quelle cose che useremo. E leggo velocemente dal libro di Romani, anzi andiamo a prendere, stavo guardando sulla Blue Letter Bible per fare la traduzione, ma mi sa che non ho trovato la traduzione perfetta. Libro di Romani, capitolo 3. Libro di Romani, capitolo 3, versetto 23 dice: difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Yahweh, ok? E sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che il Mashiach Yahawashai, il quale il Dio Yahweh ha prestabilito come proporzioni mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia. Mi fermo qui, abbiamo tutti peccati e siamo privi della gloria del Padre. Se abbiamo peccato perché siamo tutti ad un certo punto della nostra vita, siamo usciti e siamo andati via fuori da questa legge qui, ok? Perché noi siamo un popolo scelto dal Padre, ok? Israele è un popolo scelto dal Padre e sappiamo che i veri israeliti sono i così chiamati negri, i nativi americani e i latini, ok? Andando fuori dai nostri comandamenti, siamo stati portati in diversi paesi e abbiamo perso proprio la conoscenza e la pratica dei nostri leggi statuiti. E sapete, noi siamo sposati al Padre, ok? E cosa dice la legge? Una donna sposata con un uomo, se va con un altro uomo, cosa commette? Adultero, ok? E tutti noi siamo stati degli adulteri, abbiamo commesso fornicazione, ok, l'adultero con tutti gli altri dei di questi altri paesi dove siamo stati portati. Per esempio, maggior parte della casa di Yasharala, dei figli di Israele, vanno dietro l'immagine falsa di Gesù, ok? Che il suo vero nome è Yahawashai, chiamando il nome falso. Siamo stati portati via. Allora, noi, essendo adulteri, la legge che c'è, chi commette l'adultero va uccisa, ok?
o chi commette l'adulterio va ucciso, ok? Questa è la legge. Noi dovremmo essere messi tutti a morte, i figli di Yasharala, ok? Ma il padre ha fatto la grazia mandando il suo figlio, Yahawashai, per essere, ok, quello ucciso per tutti noi, ok? Affinché noi possiamo ritornare, ok? Avendo fatto questo sacrificio, vuol dire che noi dobbiamo tornare alla nostra conoscenza della verità e cominciare a camminare d'accordo e fare le cose d'accordo a queste leggi e comandamenti, perché sono le cose che ci portano ad avere la vita eterna. Spero che mi sto spiegando. Infatti, leggendo sempre dal libro di Romani, libro di Romani, capitolo 6, versetto. Libro di Romani, capitolo 6, versetto 23, dice: poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Yahweh è la vita eterna in Yahweh Shai, la Mashiach, il nostro Signore. Ok? Leggo di nuovo: il salario del peccato è la morte. Ok? E ciò coloro che vanno fuori dai comandamenti del Padre, ok? Qual è il salario? Il pagamento? Il salario è la morte, ok? Pagheranno con il loro sangue. Ed è questo il motivo perché siamo qui fuori, da settimana a settimana, a svegliare gli eletti della casa di Yasharala, a svegliare un terzo della casa di Yasharala, affinché possano tornare a fare quello che devono fare per tornare alla vita eterna, per essere di nuovo i re di questo regno qui, guidato dal nostro Signore Yahweh Shai, ok? Perciò dobbiamo tornare ad osservare questi comandamenti al meglio della nostra capacità. Non è vero quello che dice la Chiesa, che siamo in grazia, ok? Ci ama, puoi peccare e va bene così. Se vi metto un esempio. Se uno ha un amico e dice a quell'amico che guarda, queste cose a me non piace, ok, non falli a me, e tu continui a fargli queste cose che dice che non gli piace, come si sentirà l'amico? Non farà altro che doverti tagliare, ok? Perché dice, questo io lo dico di non fare una cosa e tutto ciò che lo dico di non fare continua a farlo. Allora lo devo tagliare fuori, ok? Andiamo a prendere un altro precetto. Allora, leggo sempre da questo libro di Romani, capitolo 6. Leggo da versetto 1. Libro di Romani, capitolo 6, versetto 1 dice: che diremo dunque? Ok? Rimaremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Ricordatevi che abbiamo letto prima nel capitolo 3, versetto 23, che dice che attraverso la grazia, stiamo vivendo in grazia attraverso il sacrificio del suo figlio Yahweh Shai, ok? Lui ha spiegato queste cose, questo è Paolo che parla, e andando in versetto 6, dice: che diremo dunque? Ok? Rimaremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ok? Infatti è questo che sta dicendo ai figli di Yasharala che sono sparsi nel paese dei Romani a quell'epoca là. Ok? Perché loro avevano dimenticato la verità di chi erano.
sono stati sparsi in diversi paesi. Alcuni sapevano che erano israeliti, ma la maggior parte non sapevano. Allora è venuto Paolo a predicare, a insegnargli che guardate, è venuto Yahweh Shai ed è stato il sacrificio perfetto per tornare, ok, in pace con il Padre, ok, per essere eredi del suo regno che deve venire. Ma gli diceva, essendo stato lui, ok, il sacrificio, c'è stata la grazia, ok, che va bene, siete perdonati per tutto quello che avete fatto, ma questo non vuol dire che dovete tornare in quel peccato dove che eravate, ok? È quello che sta spiegando questo versetto qui. Perciò una volta veniamo battezzati, che il battesimo vero è questa conoscenza della verità attraverso lo Spirito Santo, la Ruach Kodesh, ok? Il battesimo dell'acqua era la similitudine di quello che doveva venire a fare. Infatti, mentre Giovanni Battista battezzava Yahweh Shai, prima di battezzarlo, dice che io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con fuoco, ok? E questo rappresenta la nascita, il bilancio giusto, acqua e fuoco. Anche la distruzione che verrà, la prima distruzione è stata attraverso acqua e la seconda è attraverso fuoco, ok? Noi siamo stati battezzati finora con acqua, ok? Ma ora, quando entriamo in questa verità, veniamo battezzati con fuoco, ok? Perciò il battesimo d'acqua non conta più, ok? Non ha senso essere battezzato con acqua e non capire nulla della verità, ok? Il vero battesimo è quello con il fuoco, ok? Non voglio cambiare il discorso. Perciò una volta veniamo battezzati con questa verità attraverso lo Spirito Santo, che è la Ruach Kodesh, ok? Noi non possiamo più tornare a vivere quella vita che vivevamo, quella vita di ignoranza. Andare fuori i comandamenti, mangiare il maiale, i gamberi, ok? E, quando possiamo, dobbiamo mettere in pratica lo Shabbat, riposare il settimo giorno, ok? Studiare queste cose qui, ok, al meglio della nostra capacità e venire fuori ad insegnare agli altri, chiamare i veri figli di Yasharal a ritornare al loro erede, ok? Come dice Yahweh Shai, se mi ami, pasci le mie pecore, ok? E noi facendo così stiamo pascendo le sue pecore con questa verità qui, ok? Andiamo a prendere un altro precetto. Ok, il libro di Matteo capitolo 5 versetto 17 dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Questo è Yahweh Shai che parla, ok? Dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire ma per compiere. Ok? Perciò la morte di Yahweh Shai non è per dire che sono cancellati la legge, i comandamenti sono cancellati. No, non sia questo. Lui è venuto per compiere. Infatti tutto quello che facevamo nel libro di Esodo, ok? Mentre eravamo guidati da Mosè, che ci insegnava queste leggi statuiti, i sacrifici e tutte queste cose era la similitudine di quello che sarebbe successo, ok, nel futuro, quando torna Yahweh Shai, ok? Perciò Yahweh Shai non è venuto per essere il sacrificio, per dire, ok, ora sono in sacrificio, allora potete tutti peccare e fare tutto quello che volete. Questo è un abominio, non ha senso così. Ed è questo
che ha sempre spinto la Chiesa. La Chiesa ha sempre insegnato e spinto di brutto queste cose qui, ok? Almeno la Chiesa e tutte le altre religioni. Andiamo avanti. Prendo velocemente molto importante questo, Malachia capitolo 3, versetto 6, ok? Libro di Malachia capitolo 3, versetto 6 dice, poiché l'Eterno Yahweh non cambia vuol dire, ok? E perciò voi figliuoli di Giacobbe non siete consumati, ok? Il padre Yahweh non cambia, è lo stesso ieri, oggi e domani, ok? Lui non può darci delle leggi da seguire per poi dopo dirci ho cambiato, non fate più queste leggi qui, non avrebbe senso. Allora qual è il motivo perché queste leggi saranno scritte nel nostro cuore durante il regno? Anzi, vi trovo velocemente quel precetto là. Lo trovo velocemente. Libro di Geremia capitolo 33, no, capitolo 31. Libro di Geremia capitolo 31, versetto 33 dice, ecco i giorni vengono, dice l'Eterno Yahweh, che io farò un nuovo patto con la casa di Yasharala e con la casa di Giuda. Ok? Come sapete, tutta la casa di Israele si era separata in due, ok? C'era la casa di Giuda, che era il regno del sud, ok? E c'era il nord, ok? Erano separati in due, ok? E dice l'Eterno, e leggo, ecco i giorni vengono, dice l'Eterno Yahweh. Questo è il libro di Geremia, capitolo 31, versetto 33. No, capitolo 31, versetto 31. No, 33. Scusatemi. No, 31, 31, scusatemi. Inizio da 31. Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno Yahweh, che io farò un nuovo patto con la casa di Yasharala e con la casa di Yahawada. Non come il patto che fermai con loro padri i giorni che li presi per mano per trarli fuori dal paese d'Egitto. Patto che si violarono, ok? Benché io fossi loro signore, dice l'Eterno, ma questo è il patto che farò con la casa di Yasharala dopo quei giorni. Allora, quello che sta dicendo qui, che il padre ha detto, l'Eterno Yahweh, che nel futuro arrivano i giorni che farà un nuovo patto, ok? Con la casa di Giuda e la casa di Yasharala, che mettendoli insieme diventa Yasharala, la casa di Israele, ok? Non come il patto che ha fatto con i nostri padri, che i nostri padri hanno violato. Tipo oggi abbiamo violato tutti questi patti qua che abbiamo avuto con lui. Ma ci sarà un nuovo patto quando ritornerà il suo figlio, ok? Quando usciremo dall'Egitto che siamo oggi, questo Egitto moderno. Versetto 33 dice, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Io metterò la mia legge nell'intimo loro
Lo scriverò sul loro cuore e io sarò il loro potere, Yahweh, ed essi saranno mio popolo. E non insegneranno più ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello, dicendo: conoscete l'Eterno? Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccoli al più grandi dell'Eterno. Avete capito? Arrivano i giorni che noi non dovremo più insegnare l'uno e l'altro, come la lezione che ho fatto nel libro di Apocalisse, capitolo 22, che dice che non sarà più notte, e questo è, non sarà più ignoranza. Questi comandamenti statuiti verranno scritti nel nostro cuore, non potremo più peccare, è quello che vuol dire, ok? Allora, se il Padre dice che un giorno scriverà queste leggi nel nostro cuore, ok? Qual è il motivo perché dirà che non serve che li mettete più in pratica? Non ha senso. Queste leggi sono per sempre, ok? Anzi, andiamo a prendere un precetto. Libro di Matteo, capitolo 5, versetto 18 dice: poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà, ok? Che tutto non sia adempiuto. Perciò queste leggi sono per sempre. Se il cielo non passa, se tutto questo non passa, queste leggi sono sempre a governarci. Infatti, se guardate la costituzione di un paese, ok? Un paese ha bisogno dell'esercito, ok? Per difendersi, e ha bisogno delle leggi per tutelarsi, ok? E pensate che i figli di Israele, i veri figli di Israele, che sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini, ok? Sono l'unici sulla faccia della terra che sono spersi così tra diverse nazioni, senza le loro leggi. È la legge che costruisce un paese, ok? Noi abbiamo le nostre leggi che il Padre Yahweh ci ha dato, ok? Ecco, loro non vogliono che noi torniamo a riconoscere queste leggi qui, perché una volta che conosciamo queste leggi qui, abbiamo un'istituzione, ci renderà solida, ci metterà insieme e diventeremo forti. Ecco perché tutte queste altre nazioni ci impediscono, ok? Ci impediscono di capire e sapere la verità di chi siamo, ok? Dunque, i giorni stanno arrivando. Ok? E non ci vogliono tanto, ok? I giorni stanno arrivando, il tempo si sta chiudendo e stringendo sempre di più. Il regno è finito, il regno dei malvagi è finito, ok? Il regno dei figli di Esaù, il così chiamato uomo bianco, il suo regno è finito. Manca proprio un goccio, non manca più niente. Stiamo aspettando una profezia maggiore, che è quello del marchio della bestia. Ok, che sarà il microchip che metteranno su ognuno di noi. Dunque, abbiamo visto che è iniziato già pian pianino, è cominciato già a prendere forma attraverso questo veleno che ci stanno dando tutti, ok? E come sapete, coloro che sono saggi, coloro che il Padre ha illuminato la mente, faranno di tutto per non prendere quel veleno là.
perché sapete cosa fa quel veleno là? Modifica la vostra DNA, ok? Come vedete, devono sempre cercare di mettere a brutta luce i veri figli di Yasharala, ok? Devono cercare di dipingerli come qualcosa che non sono, ok? I tempi stanno arrivando, ok? I figli di Yasharala devono tornare alla conoscenza propria, ok? Di chi sono. Devono tornare alla loro legge, ok? Ad osservare i comandamenti che il padre ha stabilito fin dall'inizio, ok? Devono tornare al patto con il padre, affinché possano tornare nel regno che il padre ha creato per loro, perché questo regno lo ha creato per i figli di Yasharala, ok? Come sappiamo, le altre nazioni non sono nulla, non sono nulla davanti al padre. Perciò svegliatevi. Mentre ora potete ancora ricevere questa verità, svegliatevi e tornate al Padre, perché arrivano i giorni che tutto sarà sempre più stretto e sempre più difficili, ok? Ci sono altri tanti precetti da tirare fuori, ma penso che il punto è stato fatto. Anzi, per chiudere, leggo dal libro di Matteo, capitolo 5, 19. Sempre il libro di Matteo. Libro di Matteo, capitolo 5, versetto 19, dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti? Ciao. Come stai? Bene, stavo dicendo, versetto 19 dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà così insegnato ad altri uomini, ok? Agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Ok? Leggo di nuovo. Matteo 5,19 dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà così insegnato ai uomini, sarà chiamato minimi nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Lì abbiamo fatto il punto, ok? Perciò coloro che insegnano che i comandamenti del Padre sono passati, non servono più, saranno i minimi, ok? Nel regno. E come sappiamo, coloro che ci hanno messo in schiavitù oggi, ci hanno sempre insegnato tutto il contrario della nostra legge. Questa è un'altra prova che andranno in schiavitù, ok? Saranno i minimi nel cielo. E anche i figli di Yasharala, i pastori falsi, i preti falsi che guidano il popolo di Israele a menzogne. Puoi mangiare maiale, puoi fare quello che vuoi. Gesù è morto per i tuoi peccati, allora non devi preoccuparti più. Puoi fare questo, puoi fare l'altro. Siate pronti per la distruzione, ok? Perché il Padre, come avete letto qui, coloro che insegnano di non fare questi comandamenti saranno i minimi nel regno. E coloro che avranno messo in pratica, questo è il libro di Matteo, e viene fuori dalla bocca del figlio del padre, Yahweh Shai, coloro che avranno messo in pratica queste leggi, ok? Come dice, essi saranno chiamati grandi nel regno dei cieli, ok? Perciò nostro pass per tornare al regno dei cieli e cercare di mettere in pratica il meglio della nostra capacità, senza togliere il fatto che bisogna conoscere il vero nome del Padre e del suo Figlio. Il vero nome del Padre è Yahweh, il vero nome di suo Figlio è Yahweh Shai.
Perché se noi non conosciamo questi nomi, i nostri, quello che stiamo facendo non ha senso. Ok? Detto questo, spero che siete stati edificati e spero che il messaggio è stato passato. Perciò svegliatevi, figli di Asharala, il tempo è breve, non c'è più tempo per fare cavolate, non è il momento per diventare un grande, non è il momento per cercare una grande carriera, questo è il momento per cercare la verità, perché saremo salvati solamente attraverso questa verità, ok? Perché quell'ultimo giorno, come sapete, come andrà a finire, quando la gente che non conoscono la verità vedono i così chiamati cari del padre, i così chiamati UFO, ok? Si spaventeranno solamente dal spavento, sveranno, ok? Ma noi che conosciamo la verità, appena li vediamo, sappiamo che la nostra salvezza è qui, ok? Gioieremo e daremo tutti l'odio a Yahweh Hashem Yahweh Shai, ok? Perciò resta ad ognuno di voi, ok, di prendere la scelta più giusta, ok? E la scelta giusta è quella di tornare, uscire prima da tutte queste religioni, filosofie dei uomini e tutto, e tutte le calunnie, tornare a chiamare il nome del padre che è Yahweh, e tornare a chiamare il nome di suo figlio, Yahweh Shai, e tornare ad obbedire, a fare quello che ci ha detto di fare per tornare nella vita eterna, nel regno che sta per arrivare. Perché una volta i figli di Asharala prenderanno in mano questo regno, nessuno li prenderà più dalle loro mani. Il nostro regno che arriva lo regneremo per un po' e poi cedere, per poi essere sconfitti di nuovo. No, regneremo per sempre, ok? Ci sarà il padre Yahweh con noi, suo figlio Yahweh Shai sarà il nostro capitano, avremo il re Davide, ok, che ci guiderà, e avremo anche i 12 apostoli, e assieme a tutto il resto dei 144.000 eletti, insieme a tutto il resto di un terzo della casa di Asharala, governeremo per sempre. Questo deve essere il nostro obiettivo, questo deve essere il nostro sogno, questo deve essere la nostra carriera, ok? Perciò per chi cerca una carriera giusta è quella di cercare di fare questo regno eterno che arriva. Detto questo, c'è un bel buon evento, spero che siete stati edificati e chiudo questa lezione dando tutti i lodi dovuti al Padre. I miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Asharala sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Shalom anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. Tiratevi su, coraggio, la salvezza è vicino. Detto questo, Shalom. Shalom.